La Santa Inquisizione, o forse perduto a Cuba, nella rivoluzione, o nel porto di New York, nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Monte Rotondo Marittimo ospita musica a tutto vapore, due serate musicali, una qui alle Biancane, l'altra in paese. Ne parliamo con il sindaco e con gli organizzatori. A tutto vapore per due serate, si comincia da qui dalle Biancane, poi c'è la seconda serata che è in paese. Sì, ritorniamo finalmente ad avere una stagione estiva, diciamo vera, perché negli ultimi anni per ovvie motivazioni siamo sempre stati o a regime ridotto o a regime zero, chiaramente. Quindi quest'anno rivediamo di nuovo la rassegna Musica a tutto vapore con due puntate, questa alle Biancane, in questa location bellissima con Neri Marco Re e in piazza Mario Cheli con Andrea Parodi e Border Lobo. Quindi diciamo una due giorni musicale che vuole insomma rendere e arricchire la stagione estiva a Monte Rotondo Marittimo sia per i residenti che per i turisti, che fortunatamente ci sono, e quindi ci sono segnali positivi da questo punto di vista in questa estate di ripresa delle attività. Un impegno da parte del Comune nell'organizzare gli spettacoli, ma anche nel renderli disponibili gratuitamente. Certo, ormai insomma, investiamo, è da anni che investiamo per fare una stagione estiva il più possibile accessibile, tranne alcuni spettacoli inerenti alla parte più culturale che per l'organizzazione che viene messa in piedi per gli artisti coinvolti, anche per il numero di presenze proprio di eventi teatrali sul territorio, c'è un piccolo contributo di ingresso, però abbiamo cercato di mettere tanti eventi arricchendo anche del cinema, momenti dal Grechetta, altri momenti di musica più leggera, e musica a tutto vapore si è connotata in questi due giorni un pochino più rock, con un'aggiunta magari di commedia o magari elementi istrionici, perché comunque Neri Marco Re è un artista a tutto tondo, sa fare tutto, stasera lo vedremo, però comunque anche una bella vena comica la riesce sempre a mettere in campo. No, proprio tanto siamo tra amici, no? Per questo proprio confidenze, come fossero le confessioni di... come domani devo finire un film, allora, che insomma sarebbe dovuto finire prima, ma insomma, sapete che è successa questa cosa strana, no? Che uno ha mangiato il pipistrello dall'altra parte del mondo e è iniziato sto Covid, per cui alla fine questa roba qua ha portato un po' di ritardi e cose varie, quindi domani bisogna finirlo, e altrimenti sarei rimasto qui, il sindaco mi aveva offerto la cittadinanza onoraria, avrei mangiato ancora all'Osteria degli Eretici, fantastico. Tra l'altro sì, non so se riuscirò a cantare stasera, visto che abbiamo gustato delle prelibatezze, e quindi sarebbe stato bello svegliarsi qui domattina con gli uccellini, quest'aria pulita e buona, invece no, tocca tornare nella capitale corrotta, dove sapete ci sono anche dei politici che non c'entra niente, sto proprio delirando. Ma... questo aspetto poliedrico che stasera ci fa vedere e mette in scena ci farà divertire a tutti. Ma assolutamente sì, diciamo che abbiamo scelto Neri Marco Re proprio per questo motivo, perché è talmente eclettico, riesce ad abbracciare praticamente tutte le discipline, che siamo molto curiosi di vedere come canterà, come si muoverà e come riuscirà a arricchire l'elemento musicale anche con quello più di recitazione, o che sia comica o magari da commedia. E diciamo darà un pacchetto completo a tutti coloro che sono venuti oggi ad assistere allo spettacolo. Questa sera qui alle Biancane in versione solo cantante, magari non tutti lo sanno, però fai bene anche questo.
Lo faccio bene, non lo so, lascio giudicare agli altri, però lo faccio da parecchio, sì, sicuramente è una passione quella della musica che non mi ha mai abbandonato, anzi è la prima passione artistica che ho da quando proprio ero bambino e in qualche modo facendo questo mestiere l'ho ricondotta anche a livello professionale, quindi ho anche la complicità di amici come Domenico Mario Renzi che mi accompagna questa sera e in questo caso Alessandro D'Alessandro con il quale ogni tanto facciamo appunto questa formazione in trio. E poi che dire, che mi trovo qua, a parte che questi contesti sono quelli che io amo di più, non a caso quando ho ideato anche Risorgi Marche, che è il festival per aiutare diciamo, le comunità terremotate della mia regione, l'idea era proprio di farla in zone non antropizzate, lontano dai paesi e lontano dai motori, dalle macchine, costringendo anche tra virgolette le persone a camminare per arrivare nei luoghi dove si ascolta musica e dove si fa comunità, quindi senti, questa è, mi piace molto questa situazione. Senti, tu fai l'attore, il doppiatore, ecco, fare tutte queste cose ti aiuta una cosa un po' anche nell'altra? Sì, sì, sono cose che si sostengono l'una con l'altra e poi sono discipline appunto parenti tra di loro e credo che effettivamente tutto serva poi per acquisire una maggiore consapevolezza e anche sicurezza, perché poi in ogni contesto magari può essere utile la formazione musicale anche per recitare o viceversa e insomma sono effettivamente dei vasi comunicanti. Senti, un'ultima cosa, credo te lo chiederanno in tanti, ma Neri Marco Re è un nome d'arte o è il nome vero? No, no, il nome vero è, tra l'altro, lo dico qui a Monte Rotondo, dove è esatto, Renato Fucini, insomma, pseudonimo, il suo pseudonimo era Neri Tanfucio, e quindi Le Veglie di Neri, io, è un nome, poi in Toscana, non ve lo dovrei spiegare io, è un nome fiorentino Neri, e mio babbo marchigiano aveva un amico quando era piccolo che si chiamava così, Neri Piccolomini, era il figlio di un conte, era un suo amico e quindi ha pensato che se avesse avuto un figlio maschio mi avrebbe chiamato allo stesso modo ed eccomi qua. Figlio, con quali occhi, ti devo vedere? Quei pantaloni consumati al sedere e queste scarpe nuove. Figlio senza domani, con questo sguardo di animale in fuga e queste lacrime sul bagnasciuga che non ne vogliono sapere. Figlio con un piede ancora in terra e l'altro già nel mare, con una giacchetta per coprirti ed un berretto per salutare e i soldi chiusi dentro la cintura che nessuno te li può strappare. La gente oggi non ha più paura nemmeno di rubare, ma mamma a me mi rubano la vita quando mi mettono a faticare per pochi dollari nelle caldaie sotto al livello del mare, in questa nera nera nave che mi dicono che non può affondare, in questa nera nera nave che mi dicono che non può affondare. Ma per me è una grande emozione tornare qui, questo è un luogo per me dell'anima, sono contentissimo, questa sera serata speciale con tanti ospiti, Neri Marco Re non ha bisogno di presentazioni, Alessandro D'Alessandro che è un grandissimo strumentista, organettista e poi c'è James Maddock che nelle ultime date di questo tour esplosivo, settimana scorsa ha suonato anche a Piombino, c'è stata una standing ovation di 2000 persone prima di Daniele Silvestri, lui è veramente un fenomeno, sarà una serata bellissima, poi vedo che c'è una bella platea e la location è sempre così suggestiva, quindi ci aspettiamo grandi cose. Domani in Piazza Cheli. Con tu sul palco però. Sì, domani ci sono io, presento un disco, perché sai, in questi 10 anni tu il mio bambino l'hai visto, me lo portavo qua alle Biancane, era piccolino, adesso sarà, di solito viene sul palco con noi, non c'è domani, ma saremo con una band veramente ricca, c'è Alex Kid Gariazzo alla chitarra, che è il chitarrista e cantante della Travis Blues Band, c'è Raffaele Kohler alla tromba, che è un personaggio leggendario, quello che suonava la tromba da dietro le sbarre della finestra a Milano, in via Fauché, durante il lockdown, è lui, è quello lì che sono andati tutti, dalla Eurovision a Barbara D'Urso sotto casa sua.
faremo un repertorio che andrà da brani originali di André, De Gregori e cose dei Los Lobos, Beatles. Tanta voglia di ripartire. Devo dire che noi in questi due anni comunque non siamo mai stati fermi, si è cercato sempre di trovare delle nuove forme per la musica, non può stare ferma, quindi però ecco, farlo qua in mezzo alla gente in un contesto così bello è speciale. Raffaele Kohler, ti abbiamo conosciuto anche quelli che si intendono meno di musica, perché ti abbiamo visto in tempi di lockdown suonare dalla finestra di casa tua, dietro le sbarre. Assolutamente sì, in una Milano che per la prima volta si fermava in un silenzio stranissimo, in una città che veramente il silenzio non l'ha mai sentito, invece in quel momento c'era bisogno di di musica, e da tutti i balconi insomma sono usciti musicisti, tra cui anche la campana della mia tromba, e ho suonato questa mia bella madunina. Tutti trovavano il sistema quando potevano di poter passare sotto la tua finestra. Esatto, poi c'era, sì, era un punto di riferimento insomma sia per i vicini sia per quelli che passavano, e poi anche per quelli che mi seguivano online. Insomma è stato un momento molto, insomma, molto intenso, molto doloroso, ma è stato anche molto emozionante, ecco. Sindaco, dopo queste due serate di musica a tutto vapore, si guarda avanti, non finisce qui, ci sono altri appuntamenti, che cosa proponete? Allora, ci sono vari eventi, il palinsesto di agosto è ricco di eventi per i più piccoli, ancora più grandi, da altri piccoli concerti, a magari momenti come il Teatro Nuove Figure proprio per i bambini, e poi insomma soprattutto aspettiamo tutti il ritorno di Vademecum, che è due anni che non c'era, aspettiamo davvero questo, fiduciosi e speranzosi che questo evento possa raggiungere i livelli del, soprattutto l'ultimo anno, che oggettivamente Montrotondo è stato invaso di turisti, di persone da fuori il territorio per vedere questa festa che fa vivere il nostro centro storico e le vie del nostro centro storico. Ecco, ricordiamo un po' cos'è Vademecum, è questa festa del paese con antichi mestieri, artigianato. Sì, la base principale è la presenza di artigiani per la vendita dei propri prodotti, proprio artigianali, insieme a tutta un'organizzazione e un palinsesto fatto dagli artisti di strada, sia itineranti che a postazione fissa, e questo connubio ha dato grandissima soddisfazione, perché è una due giorni che dalle 6 in poi fa vivere con soddisfazione il nostro territorio con questi spettacoli, come dicevo, itineranti, e quindi il comune tutto si colora di tantissimi colori, musica e divertimento, ed è davvero un piacere ospitarlo, e ringraziamo sempre la Proloco che negli ultimi anni gli abbiamo chiesto di farlo direttamente a loro. Prima utilizzavamo una società terza, e diciamo i risultati sono stati sempre un incrementare in termini presenze. Ricordiamo anche le date, quando sarà Vademecum? 20 e 21 agosto, e quindi aspettiamo a brevissimo, aspettiamo tutti coloro che vogliono divertirsi e peraltro, in ultima analisi ma importante, mangiare bene, perché il terzo pilastro di Vademecum è la presenza delle nostre associazioni locali, che ognuna darà da mangiare con varie tipologie di pietanze a tutti i turisti che verranno.